E adesso lo abbiamo annunciato, parliamo della musicoterapia all'ospedale Gianina Gaslini di Genova. Do il mio buongiorno e benvenuto a Davide Ferrari, musicista, musicoterapeuta dell'associazione EcoArt. Intanto benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie, grazie, buongiorno a voi. La notizia che abbiamo dato anche sul nostro sito è che Brian Eno ha composto delle musiche originali proprio per i neonati, per il progetto della musicoterapia dell'ospedale Gaslini di Genova, a cura di EcoArt, dell'associazione che lei rappresenta. L'idea è la sua, ci racconti intanto com'è nata l'idea. Sì, l'idea nasce proprio lavorando a Gaslini come musicoterapeuta con i miei collaboratori in terapia intensiva e da poco anche nella sala di preanestesia della cardiochirurgia. E, la terapia intensiva, come potete immaginare, è uno spazio dove c'è un altissimo livello di attività e anche un alto livello di stress, dovuto per certi aspetti, seppur marginalmente, anche al suono della tecnologia necessaria all'interno della terapia intensiva, come monitor, respiratori, allarmi, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi una delle prime cose che ho pensato era quello proprio di cercare di portare una sonorizzazione all'interno di questi ambienti, una sonorizzazione che potesse abbassare un po' il livello di stress, sia per i bambini che per i familiari e anche ovviamente per gli operatori. E quindi ho pensato di contattare un po' il maestro, il pioniere della musica d'ambiente, che è appunto Brian Eno. E quindi niente, sono entrato in contatto con lui. Avevo già avuto un contatto con lui, con la famiglia, con i due fratelli Eno per il Festival del Mediterraneo negli anni passati, e lui con estrema generosità e umiltà, tipica dei grandi maestri, peraltro, mi ha risposto, mi ha chiesto, era interessato, ha voluto avere qualche dettaglio, e dopo un po' mi ha mandato le sue musiche composte originali per questo progetto. Al di là della partecipazione di Brian Eno, certo un nome che richiama, che tanti, insomma, di noi, un artista che tanti di noi amano, la musicoterapia è diventata ormai da tempo un tassello fondamentale in determinati reparti ospedalieri. Perché? Beh, perché comunque la musica, indirizzata con le metodologie della musicoterapia, ha effetti molto importanti sulla persona, in sofferenza, in stato di disagio. La musica può intervenire sia a livello cognitivo, che a livello fisico, che a livello emotivo. E quindi già la possibilità, ad esempio, di abbassare l'ansia, abbassare lo stress, è un fattore molto molto importante per lo sviluppo del bambino, del neonato, ad esempio, ma anche con gli adulti, con affetti da patologie anche gravi. La riduzione dello stress e dell'ansia interviene, ad esempio, sul cortisolo, che è l'ormone dello stress, che quando si alza per stress, abbassa le difese immunitarie. Per cui ecco, diciamo che la musica, sebbene un processo molto semplice di somministrazione, quindi è un processo non farmacologico che va misurato, va fatto su misura sui pazienti, può avere effetti importanti di supporto. Noi non ci sostituiamo alle cure, ma accompagniamo le cure dei pazienti. Certo, io peraltro chiedo alla regia, magari se l'abbiate sentito, questa musica di sottofondo che mette davvero tanta pace. Ne sentiamo qualche secondo in silenzio. Mette davvero
tanta pace, tanta calma, questo è un brano di Brian Eno, non è specificatamente quello che è stato appunto scritto per l'ospedale Gasmini, che ancora non è a disposizione, magari poi avremo modo in futuro di ascoltarlo. Io chiudo anche con questa domanda, questo riferimento: lei non lavora solo col Gasmini ma anche con altre strutture della ASL 3, per esempio con l'ospedale Gallino, dunque ci spostiamo dai neonati agli adulti. Sì, sì, all'ospedale Gallino c'è l'ambulatorio di medicina integrata, che appunto è coordinato da EcoArt per quanto riguarda la musicoterapia, lo shiatsu, la dietologia, poi c'è l'agopuntura, c'è la psicologia, e quindi è uno staff di lavoro che appunto, come dicevo prima, supporta i pazienti oncologici e affetti da patologie rare. Ed è un ambulatorio all'interno dell'ospedale, quindi ho lavorato tantissimi anni a San Martino con la psiconcologia, nell'hospice, quindi ormai diciamo che la musicoterapia, per fortuna, insomma, e anche grazie a un lavoro di tanti anni, è entrato ufficialmente anche nel sistema clinico, ecco. Come supporto è importante sottolineare questo: noi fondamentalmente ci prendiamo cura dei pazienti, non interveniamo come con un processo curativo, ma prendersi cura fa bene alle cure. È vero, è proprio così, prendersi cura fa bene alle cure. Io ringrazio davvero per questo intervento Davide Ferrari dell'associazione EcoArt, la lasciamo andare al lavoro, sappiamo che si trova in ospedale, grazie e una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.